Ave. Mi presento. Sono l'imperatore Traiano. Nacqui in provincia, nella città di Italica, nella Hispania Betica, attuale Andalusia. Mio padre, Marcus Ulpius Traianus, appartenente alla gens Ulpia, era senatore. Fui esaltato già dai miei contemporanei, e definito Optimus Princeps da Plinio il Giovane, ovvero il migliore tra gli imperatori romani. Ancora oggi sono considerato, in virtù delle mie grandi capacità di generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e validi della storia. Divenni un importante generale durante il regno dell'imperatore Domiziano, che morì assassinato. Nel settembre del 96 d.C., il senatore Nerva salì al trono e mi prese in così alta considerazione da scegliere me come figlio adottivo e suo erede. Nerva morì alla fine di gennaio del 98, lasciando a me l'onere e l'onore di dirigere l'impero. Grazie alle mie imprese belliche, l'impero romano raggiunse la sua massima estensione territoriale. Infatti conquistai non solo l'Armenia, la Siria e la Mesopotamia, ma anche i territori della Dacia e del regno di Nabatea. La conquista della Dacia portò enormi ricchezze all'impero, in quanto ricca di giacimenti di metalli preziosi come oro e argento. Condussi un vasto programma di edilizia pubblica, che rimodellò la città di Roma. Feci costruire le grandi terme a me dedicate, un immenso foro e ampi mercati, sui quali ancora oggi svetta una colonna di pietra, che celebra le mie imprese belliche in Dacia. Inoltre rafforzai il ruolo dell'Italia nell'impero, e continuai l'opera di romanizzazione delle province. Portai a compimento una politica di misure sociali quali l'istituzione alimentaria, grazie alla quale ai figli delle classi più povere era assicurato il sostentamento. Alla mia morte venni deificato dal Senato, e le mie ceneri furono poste ai piedi della colonna traiana. Ma adesso basta parlare di me, perché vorrei parlarvi del mio arco, il famoso arco di Traiano, in Benevento, un'opera unica al mondo. Simbolo della città di Benevento, rappresenta una testimonianza ben conservata della civiltà romana. Fu edificato nel 114 d.C. L'arco celebra la saggezza del mio governo. Infatti, in poco più di 10 anni, io portai a compimento l'opera di restaurazione morale e civile iniziata dal mio predecessore, nonché padre adottivo, l'imperatore Nerva. Promossi una proficua politica economica e sociale, realizzai opere pubbliche imponenti, ed estesi i confini dell'impero. I bassorilievi dell'arco esaltano la figura del sottoscritto, poiché celebrano le mie spiccate doti morali, la fermezza e la moderazione, la rigorosa onestà, e la modestia del costume. Dall'alto potete ammirare i vari elementi della sua architettura. Vedete l'architrave? La trabeazione. L'iscrizione. All'imperatore Cesare, figlio del divo Nerva, Nerva Traiano Ottimo Augusto Germanico Dacico, Pontefice Massimo, rivestito della potestà tribunicia 18 volte, acclamato imperatore 7 volte, console 6 volte, padre della patria, fortissimo principe, il senato e il popolo romano posero. Vi chiederete perché io, imperatore Traiano, decisi di erigere un arco trionfale proprio a Benevento. Ebbene, per agevolare le comunicazioni con l'Oriente, nel 109 d.C., decisi di rendere percorribile un antico tratto viario, alternativo all'Appia, che univa Benevento a Brindisi. Questa strada fu chiamata Via Traiana in mio onore, e questo fatto si evince da alcune monete coniate durante il mio impero, pochi anni più tardi, 112-113 d.C., in occasione dell'inaugurazione della strada. Infatti l'arco di Traiano, eretto in mio onore, fu posto proprio all'inizio della nuova Via Traiana. Adesso procederò a illustrarvi il lato rivolto verso l'esterno. Nel pannello di sinistra in alto, potete vedere gli dei protettori della Dacia, Silvano, Diana, Cerere e Liber Pater che danno il benvenuto a me, imperatore Traiano. Purtroppo la mia figura non è più visibile nel pannello. Nel pannello di destra, vediamo una donna inginocchiata davanti a me. È la personificazione della Dacia, i cui confini sono indicati dalle divinità di due fiumi, e rappresentati negli angoli in basso. Nel rilievo del secondo ordine che celebra le riforme militari, Onos, un giovane guerriero, presenta a me, imperatore Traiano,
due soldati disarmati. Dietro di loro c'è una donna diademata che è la personificazione di Roma. Ella regge un labaro. Nel pannello corrispondente di destra viene esaltata l'istituzione alimentaria, che era stata attuata da me in tutta Italia con lo scopo di aiutare i fanciulli poveri delle città e di agevolare l'agricoltura. Io stesso presento a Roma, che ha al suo fianco Marte, un bimbo e una fanciulla. La mia persona è affiancata da due virtù, l'indulgenza e la felicità, come si intuisce dalla cornucopia colma di frutta. Nel pannello del primo ordine a sinistra, potete ammirarmi mentre in presenza di Giove, stipulo il patto di pace con i Germani. A destra io stesso, in toga, seguito dai miei ufficiali e scortato dai littori, incontro Ercole. Il rilievo celebra il consolidamento del possesso delle regioni danubiane, dopo la pacificazione della Germania. Adesso andiamo a scoprire cosa viene illustrato dai bassorilievi dell'arco verso la città. Nei due pannelli dell'attico è descritto il mio ingresso in Campidoglio, al ritorno dalle guerre daciche. Nel pannello di sinistra ben sette divinità onorano la mia persona. Ercole, Liber Pater, Cerere e Mercurio in secondo piano. Davanti a loro la triade capitolina, Minerva a sinistra, Giunone a destra e al centro Giove in persona, raffigurato mentre offre a me, imperatore Traiano, il fulmine ossia l'attributo della sua potenza, rendendomi così simile a un dio. Nel pannello di destra, dinanzi al tempietto di Jupiter Custos due personaggi togati si presentano a me, che sono scortato da littori e accompagnato da Adriano. Nei riquadri del secondo ordine, viene esaltata l'opera da me compiuta per dare impulso alla vita economica, attraverso iniziative in favore del commercio. Nel pannello di sinistra, una matrona con corona turrita, regge con la sinistra un vessillo sormontato da cinque aquile, e raccomanda a me due legionari in congedo. Nel pannello del pilone destro, vengono celebrate le provvidenze in favore del commercio. Sullo sfondo le immagini di Portunus, di Ercole e di Apollo. Qui io stesso, sempre scortato dai littori, ricevo da tre rappresentanti dei commercianti il ringraziamento per quanto ho fatto per loro. In questi altri pannelli, che costituiscono un'unica scena, è rievocato il mio ingresso a Roma. Nel riquadro a sinistra, dinanzi al tempio di Vespasiano, sono ad attendermi i geni del popolo romano, del senato e dell'ordine equestre. Nel pannello di destra, in cui i littori sono allineati sul retro, il prefectus urbi mi invita ad entrare in città. Come potete vedere voi stessi, l'arco è bellissimo, ma non possiamo dire altrettanto di tutte le costruzioni che ci sono intorno. In realtà, in origine esso era ubicato a breve distanza dalla cinta muraria, e aveva un grande impatto scenografico. L'arco fu realizzato con grossi blocchi di marmo bianco, di spessore superiore ai 50 cm, sovrapposti l'uno all'altro. In età longobarda, l'arco fu inglobato nelle mura costruite da Arechi I, e prese il nome di Porta Aurea. Con il passare dei secoli, alle mura e all'arco, vennero addossate alcune abitazioni. Nel 1821, fu fatto il primo tentativo di isolare l'arco dal tessuto abitativo circostante, e l'opera fu ripresa da Pio IX, e completata nel 1857. Mi dispiace dire che in alcuni punti, oggi l'arco non esprime più la sua primordiale bellezza. I principali fattori di degrado sono l'inquinamento atmosferico e le escursioni termiche. In alcune parti ci sono anche danni biologici. Per non parlare dei danni geologici, ovvero spostamenti di alcuni blocchi e cadute di parti consistenti, a causa di terremoti e slittamenti della struttura. E sorvoliamo sui danni antropici, ossia dovuti alla mancata manutenzione, o addirittura ad atti vandalici. Adesso vi chiederete, come si fa a riportare l'arco alla sua bellezza originaria? Non è un'impresa facile. È necessario trovare un equilibrio fra le esigenze estetiche e quelle conservative. In pratica, i prodotti chimici usati rischiano,
se troppo aggressivi, di modificare l'aspetto dei bassorilievi riducendone lo spessore. Esistono poi altre tecniche quali il consolidamento e la stuccatura, che vanno comunque usate con criterio, per non modificare la storicità del monumento. E detto questo vi saluto, e torno a casa per godere della compagnia dei miei amici più cari, le divinità dell'Olimpo. Arrivederci. Scusami, dimenticavo una cosa importante. Spero davvero che questo video ti sia piaciuto. Se vuoi saperne di più circa le mie gesta di condottiero, statista e costruttore, ti consiglio di leggere il libro Traiano, il principe ideale, scritto da Livio Zerbini.